parola numero uno che un narcisista non può assolutamente sopportare. Allora, intanto vediamo prima cosa, cara Malgasciona, perché tu devi imparare a difenderti dal narcisista, devi veramente imparare a difenderti, vediamo qual è il ritratto, diciamo, del narcisista. Il narcisista è intanto un maestro nell'arte della manipolazione. Il narcisista ha l'unico obiettivo di preservare la propria immagine fin da bambino e diventa ben presto un esperto nell'arte della menzogna. Questa costituisce per lui proprio la sua natura. Mentire è un'arte di vivere che assimila fin dalla più tenera infanzia. Nella speranza, in alcuni casi, di rispondere all'immagine idealizzata che la madre o il padre proietta su di lui. Il narcisista ha questa caratteristica di mentire, e di avere una, diciamo, grandiosa visione di sé. Il narcisista è un illusionista, diviene, diciamo, sa fare in modo che la vittima proietti su di lui i suoi bisogni. Per lui, per il narcisista, detta legge soltanto quello che gli importa. Il narcisista ha il culto del successo ad ogni costo, senza scrupoli, a discapito degli altri. Il narcisista si sente legittimato a qualunque comportamento. Gli altri, sia anche i figli, ma qualunque tipo di persona, anche nelle relazioni sentimentali affettive, sono soltanto dei burattini, degli oggetti al suo servizio. Il narcisista è immerso nell'onnipotenza e nella megalomania e, diciamo, non vuole assolutamente perdere nulla. E tra l'altro, il narcisista, se anche un narcisista perverso, spingerà la sua vittima con le spalle al muro, creando delle situazioni dolorose, strumentalizzando la vittima. Il narcisista si accanisce nel distruggere emotivamente, ma può farlo soltanto se una persona è coinvolta. Il narcisista, per fare questo, utilizza la finzione, la menzogna, la falsità, il ricatto, le pressioni psicologiche, il terrore, la sua grande capacità di sedurre e di rassicurare, di far soffrire e rassicurare, diciamo, sono fenomenali. E all'inizio, diciamo, utilizza proprio le caratteristiche, utilizza, tra virgolette, in modo, come dire, in modo fantastico, ad esempio, tutte le strategie del, diciamo, della PNL, sa fare mirroring. La vittima viene ridotta a un oggetto. Questo è fondamentale. Impara a riconoscere, diciamo, impara a riconoscere il tuo ruolo di vittima, di un narcisista, e così potrai utilizzare le parole giuste. C'è una parola che il narcisista non sopporta, perché devi imparare ad uscire fuori dalla morsa del narcisista. Se non riesci ad uscire fuori, saranno problemi a definire al meglio il legame tra il manipolatore e il narcisista. È proprio questo fenomeno della morsa. Il narcisista ti stringe in una morsa psicologica, una sorta di vampirismo quotidiano, una sorta di micro manipolazioni. Si tratta di un sistema di dominio psicologico che crea fondamentalmente dipendenza affettiva. Per fare questo utilizza il rinforzo intermittente, diciamo, il gaslighting, facendoti passare per pazza, l'isolamento. Utilizza tutta una serie di strategie che ti isoleranno e ti faranno diventare una persona incapace di portare avanti le situazioni, incapace di poter decidere da solo. Quando entri nella morsa, devi renderti conto che non hai mai avuto un legame d'amore con il narcisista, ma sei stata intrappolata in una relazione di dipendenza affettiva, un legame tossico. E questo devi tenerlo presente, devi imparare a liberarti da questa morsa perversa. E tieni presente che il narcisista non cambierà mai. La speranza che possa cambiare è una speranza vana, non lo farà mai.
Tieni presente che il narcisista prima attira la sua preda, poi la valorizza. All'inizio con love bombing le offre il suo sostegno, il suo aiuto, si assume, diciamo, anche le vesti di salvatore, soprattutto con persone che hanno problematiche. Il narcisista è abile a venderti sogni e quindi alimenta, diciamo, alimenta la preda di sogni, fondamentalmente. Va a creare una situazione di stordimento dove la preda, che spesso è una donna bisognosa, pensa di aver trovato il principe azzurro, pensa di aver trovato l'uomo giusto, e poi però inizia a, col rinforzo intermittente, a diciamo a dare gratificazioni, a togliere gratificazioni, manda segnali confusi per destabilizzare la preda, utilizza proprio tecniche di confusione mentale, quindi è imprevedibile. Il manipolatore, il narcisista, diciamo, soddisfa le tue mancanze, i tuoi bisogni, ma poi per un certo periodo e poi non lo fa più, e quindi lì ti manda in crisi, lì ti distrugge. Quindi utilizza il doppio legame, fondamentalmente. Qualunque cosa tu faccia, tu sei fregata. Ti dice, ad esempio, comportati da adulto, ma se ti comporti, se fai quello che ti dice, in realtà è un bambino che si comporta da adulto. Oppure ti dà l'ordine sì spontaneo, ma nel momento in cui accetti quest'ordine non sei più spontaneo. Il doppio legame, che o le ingiunzioni paradossali che il narcisista utilizza, lo fa per portarti, diciamo, all'esasperazione. Ha una tattica che è collaudata, ribaltata, e cosa fa? Prima ti attrae, poi ti coinvolge, rafforza il coinvolgimento e poi ti imprigiona e poi ti distrugge. Quindi come fa a captarti, come fa a tenerti? Bene, ad esempio le parole, il narcisista sa usare bene le parole, usa parole ipnotiche, manda in trance, tra virgolette, la preda, la stordisce, la affascina, fino a quando questa preda gli appartiene, fondamentalmente. Crea dei legami, crea dei vincoli, e questo è molto importante. Quindi se tu devi imparare a cogliere questi comportamenti, perché il narcisista utilizza delle manovre molto abili che ti fanno credere, che fanno credere alla preda, alla donna, insomma, in questo caso, di essere l'unica nel suo cuore, la sua metà, una parte di lui. E quindi le persone spesso bisognose, le donne spesso bisognose, ma mutatis mutandis anche gli uomini, tendono a coinvolgersi in maniera spontanea. Questo è ancora più facile perché, diciamo, presentandosi come l'ideale, l'anima gemella, la fiamma gemella, la simbiosi appare perfetta, appare un coinvolgimento perfetto, però poi piano piano arrivano i problemi, e quando tutto ruota intorno al narcisista inizia ad allontanarti. Allora, qual è la parola magica che ti servirà per uscire fuori dalle maglie della rete del narcisista? Qual è la parola che assolutamente, la parola numero uno che assolutamente non può sopportare? Beh, essere sgamato. Essere sgamato, e quello che tu devi dire è qualunque cosa. Qualunque cosa è la parola magica, la parola numero uno che un narcisista non può assolutamente sopportare. Quindi devi dire, guarda, qualunque cosa tu dica, qualunque cosa tu faccia, io mi allontano da te. Qualunque cosa tu dica, qualunque cosa tu faccia, io per te non ci sono più. Ecco, quindi, e devi farlo proprio nel momento in cui il narcisista pensa di averti soggiogata, pensa di averti sedotta, ma e poi devi sparire questa parola, qualunque cosa, gli togli ogni possibilità. E se tu lo fai proprio mentre lui crede di averti conquistata, di averti sedotta, lo mandi in depressione. Perché il narcisista, quando perde, quando non riesce più a comprendere, e se tu gli dici qualunque cosa tu dica, qualunque cosa tu faccia, io per te non ci sono più, qualunque cosa tu dica, qualunque cosa tu faccia, tu mi fai schifo, tu mi sei indifferente,
Qualunque cosa tu dica, qualunque cosa tu faccia, tu mi sei indifferente. Questa è la parola magica, è la parola magica numero uno che permette di mandare in depressione, destrutturare il narcisista e togliertelo finalmente dai coglioni. Mi raccomando, coltiva, impara a dire qualunque cosa tu dica, qualunque cosa tu faccia, non mi interessi. Qualunque cosa tu dica, qualunque cosa tu faccia, per me non esisti più. Qualunque cosa tu dica, qualunque cosa tu faccia, io prendo la mia strada e ti lascio da solo. Ecco, questo è quello che devi imparare a fare e poi devi mantenere. Questo lo manderà completamente in tilt. Impara, ripetila, ripetila tante volte finché ti uscirà spontanea. Qualunque cosa tu dica, qualunque cosa tu faccia, tu non mi interessi più. Questa è la parola che devi utilizzare, il modo, come devi comportarti per colpire fino in fondo e destrutturare, destabilizzare un narcisista. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, e seguimi su TikTok.